Sai, mamma, questa sera sono uscita con gli amici. Sono andata ad una festa. E mi sono ricordata quello che mi avevi detto. Di non bere alcolici. Mi avevi chiesto di non bere perché poi avrei dovuto guidare. E infatti ho preso soltanto una Sprite. Mi sono sentita orgogliosa di me stessa. Soprattutto per aver ascoltato il modo in cui dolcemente mi hai suggerito di non bere. Ho fatto una scelta sana e il tuo consiglio è stato giusto. Quando la festa è finita, molti ragazzi si sono messi a guidare, pur non essendo in condizione di farlo. Io no. Io sono andata verso la mia macchina, sicura di essere sobria. Ma non avrei mai potuto immaginare quello che mi sarebbe accaduto. Qualcosa di davvero inaspettato. Ora sono qui, sdraiata sull'asfalto, e sento un poliziotto che dice: "Il ragazzo che ha provocato l'incidente era ubriaco." La sua voce è così lontana, mamma. Il mio sangue è sparso dappertutto. E io sto cercando con tutte le mie forze di non piangere. Posso sentire anche un dottore che dice: "Questa ragazza non ce la farà." Sono certa che il ragazzo che guidava l'altra macchina non se lo immaginava neanche quando andava a tutta velocità. Alla fine lui ha deciso di bere e io adesso devo morire. Perché mamma, le persone fanno tutto questo, eh? Perché mamma? Dì a mia sorella di non spaventarsi e di a papà di essere forte. Qualcuno doveva dire a quel ragazzo che non si deve bere e guidare. Forse se i suoi glielo avessero detto, io adesso sarei viva. La mia respirazione si fa sempre più debole. Sto incominciando ad avere veramente paura. Sono i miei ultimi attimi e mi sento così persa, così sola. Mamma, vorrei tanto che tu fossi qui. Che fossi qui mentre io sono a terra, sdraiata. Vorrei tanto dirti che ti voglio bene. Sì, mamma, ti voglio bene. Addio. Siamo qui con Laura Adriani, attrice molto giovane, già con un bel curriculum alle spalle, cinema, TV, teatro, programmi televisivi, musica, hai fatto di tutto. Su cosa stai lavorando in questo periodo? Ho appena finito di girare un film che si chiama Avere 16 anni, della regia di Marco Costa con Andrea Montovoli, Luca Ward, ed ero la protagonista, ero la seconda attrice. È stata un'esperienza molto bella anche perché il cast era formato da tutti i giovani, quindi mi sono divertita moltissimo. Adesso vedremo i programmi futuri, se ne riparlerà a metà settembre. Che ruolo interpreti in questa serie e come ti prepari a interpretare i tuoi personaggi? Ma guarda, questo personaggio mi rappresenta tantissimo, mi ci sono ritrovata fin dal primo istante in cui ho letto la sceneggiatura, mi è piaciuto da morire. È un personaggio, comunque una ragazza molto ricca, molto viziata, che però è buona, non è di quelle cattive,
prende in giro le altre ragazze, tipo la darkettona della scuola la prende in giro, però poi comunque ci diventa amica. È una ragazza con anche dei principi, voglio dire, non è la solita sgallettata, però ecco, ha questi vizietti, come il ragazzo che è un bel il ragazzo che poi è suo cugino, quindi un intreccio di storie fantastiche, e poi ecco lo shopping, tutte queste cose qua, diciamo, di ragazza ricca. E mi ci sono trovata tantissimo. Non mi sono dovuta preparare più di tanto, perché ti ho detto, mi veniva molto naturale. Però ogni volta, per esempio per dei personaggi che non mi rappresentano, cerco in tutti i modi di immaginare com'è quel personaggio. Anche cerco tra la gente che mi circonda una persona che possa assomigliare. Quindi cerco di captare i comportamenti, ecco. Hai un'attrice di riferimento, e se ce l'hai, perché? Allora, un'attrice di riferimento, ma Michelle Pfeiffer mi piace tanto, mi piace anche Julia Roberts tantissimo. Perché? Perché sono brave, perché non sono le solite sgallettate, perché sanno recitare, sanno quello che fanno, e soprattutto poi hanno anche la bellezza, che conta anche quella nel nostro mondo. Con quale regista ti piacerebbe lavorare, o che tipo di ruolo ti piacerebbe interpretare nel corso della tua carriera? Ma guarda, il ruolo che volevo interpretare l'ho già fatto, l'ho fatto fino a una settimana fa e sono stata felicissima. Mi piacerebbe lavorare con registi come Verdone, e non lo so, italiani, ma Verdone mi piacerebbe tanto. Prima era anche il mio sogno Moccia, ma visto che comunque ho un po' cambiato le mie prospettive, non mi dispiacerebbe, perché comunque mi piace molto l'ambiente di ragazzi, tutti questi film qui. Però mi piacerebbe anche interpretare un ruolo drammatico più impegnativo, quello sì. Cosa fai nel tempo libero? Quali sono le tue passioni, oltre al cinema? Allora, io nel tempo libero prendo lezioni di canto, perché ho ripreso la voce da mio padre. Dicono che è bella, speriamo che sia così. Pianoforte, faccio tennis, faccio molto sport, perché tengo molto al mio fisico, quindi faccio moltissimo sport. Ovviamente esco con gli amici e ovviamente studio, quello anzi è la prima cosa. Come hai deciso di fare questo lavoro e come hai iniziato? Guarda, ti spiego, è iniziato tutto per caso. Io ho 8 anni, stavo al mare e sono venute delle ragazze a fare un corso di teatro, così estivo, una cosa molto semplice. Io ho fatto questo corso e poi abbiamo fatto lo spettacolo di fine anno. E tutti quanti che mi hanno fatto i complimenti, io che veramente mi sono trovata benissimo in questo ambiente, al che ho detto ok, perfetto, il teatro adesso diventa la mia casa, la recitazione adesso sarà la mia vita. Quindi a 8 anni ho detto vabbè, andiamo a una scuola di recitazione. Sono andata a studiare recitazione e poi a 12 anni, 11 anni e mezzo, ho incontrato Nicolò Centioni, che è il protagonista dei Cesaroni, visto che cantavamo insieme in un coro, e lui mi fa ma dai, ma vai da Sergio Martinelli, segnati all'agenzia. Io ho fatto ah sì, dai, ci può stare. E quindi mi sono segnata all'agenzia e poi da lì ho cominciato a fare provini e tutto il resto, e poi mi hanno scelto. Che progetti hai per il futuro? Che cosa ti aspetti dal futuro e qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto è ovviamente di diventare un'attrice. E quello che mi aspetto dal futuro, spero tanta felicità. Spero comunque di laurearmi e spero di intraprendere questa carriera come proprio una professione, come lavoro. Quali sono le cose più importanti per te nella vita? Allora, la famiglia, gli amici, la scuola e il lavoro. Hai le idee chiare. Grazie mille. Grazie a voi.